terza, sono scritto terza. Io e il mio compagno Stefano abbiamo aperto il Sasso Scritto nel 2015 con l'idea di aprire le porte di casa nostra a tante persone, perché ci piace conoscere persone nuove e perché siamo dei veri viaggiatori anche nell'anima, e quindi l'idea di poter conoscere persone provenienti da tutto il mondo anche stando a casa nostra ci ha invogliato ad aprire questo bed and breakfast. Poi ovviamente il fatto che la casa fosse molto grande ha aiutato tanto, insomma, in questa impresa. Noi in totale abbiamo 3 camere. Sono 2 camere familiari che possono arrivare fino a 5 posti letto ciascuna e una camera matrimoniale standard. Questa che vedete è una delle camere familiari. Letto matrimoniale, un letto singolo e poi, volendo, si può aggiungere un secondo letto matrimoniale. Nell'altra camera, sempre familiare, c'è un letto matrimoniale, un letto castello e un altro letto singolo. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, terrazzo privato, set di cortesia, bagno privato con doccia emozionale e poi tanti altri piccoli comfort che dovete venire a scoprire qui in struttura. Il Sasso Scritto, oltretutto, è un'abitazione passiva. Che cosa significa? Che siamo molto attenti all'ambiente. Utilizziamo dei pannelli solari per scaldare l'acqua delle camere da letto, ricicliamo l'acqua piovana, c'è un impianto di riscaldamento molto particolare che fa sia da riscaldamento che da raffrescamento, e insomma stiamo molto attenti a tutto ciò che è dare un contributo al pianeta, e siamo molto orgogliosi di questo. Tra i servizi che offriamo ci sono i servizi inclusi nel costo della camera, e sono un ampio patio per lo yoga, dove oltre allo yoga si possono svolgere anche altre attività ludiche oppure semplicemente di rilassamento. Abbiamo una piscina coperta, però stagionale. Questo significa che è una piscina che si usa semplicemente in estate, però l'acqua è riscaldata a 28 gradi, quindi molto piacevole da utilizzare. C'è una piccola palestra all'aperto, anche questa si può utilizzare in estate, però nelle giornate particolarmente soleggiate è gradevole anche in inverno. E poi ci sono i servizi a pagamento. C'è la possibilità di noleggiare delle e-bike per fare delle bellissime gite qui sulle colline d'Oltrepò senza faticare troppo, perché la e-bike ha la pedalata assistita. C'è la possibilità di fare dei giri in elicottero, e questo è veramente adrenalinico, perché si può anche provare a pilotarlo l'elicottero. C'è la possibilità di fare dei massaggi a bordo piscina, oppure nella privacy della propria camera da letto. Insomma, i servizi sono veramente tanti. Questa che vedete è la nuova terrazza, l'abbiamo inaugurata da poco, e qui serviamo le nostre colazioni al mattino. La colazione, se dovessi elencarvi tutto quello che serviamo, potrei stare qua fino a domani. Però non mancano mai i croissant fatti da noi, torte fatte in casa, confetture e poi quello che va per la maggiore, l'avocado toast. Adesso ci troviamo su un nuovo patio che abbiamo costruito durante il primo lockdown, con l'intento di dare qualcosa in più ai nostri ospiti per rilassarsi. Infatti questo è un patio per lo yoga, perché il sole tramonta proprio lì e quindi durante il pomeriggio si può venire qua, praticare yoga, assistiti da un'insegnante specializzata. La scelta del nome del nostro bed and breakfast è legata un po' al mio lavoro. Io sono architetto e, come sappiamo, la prima forma di architettura che si conosce sono i sassi scritti, ovvero le grotte con all'interno delle incisioni rupestri. E io ho deciso di chiamare il mio primo bed and breakfast, perché così ho in mente anche di aprirne altri, però questo è il primo, il Sasso Scritto. Sasso Scritto quarta?